Ciao ragazzi, eccoci qua, siamo tornati. Mi è mancato il mio Finalmente siamo tornati. Ho fatto video da mezz'ora, sto aspettando almeno 3 ore. Ma poi la cosa bella, no? Ho sentito il profumo, sento. Ma non si sente il profumo, se puzzi non si sente il video. È la tua, è l'acqua profumata per i capelli tuoi, profuma. Ecco. Per dare un senso di piega, di. Ah, ecco, non tanto per il profumo, ma per disciminare i capelli ribelli. Svelato l'arcano. Siamo tornate dalle nostre vacanze, finalmente. Tante ci avete chiesto video con Nancy perché vi mancavano. E invece avevo fatto più qualche vlog quest'estate perché lei ha fatto, diciamo, 3 mesi di vacanze. Sì, magari una settimana e con la pioggia, tra l'altro. Vabbè. In questo video vi voglio raccontare un po' le nostre vacanze e farvi vedere un pochino le cose che abbiamo comprato, un po' di souvenir, un po' di cose varie, utili e inutili, insomma, come il nostro solito. Siamo tornate! Evviva! Non lasceremo più! Siete contente? Insomma, qualcuno sì, qualcuno ci vorrà ammazzare. Veramente ragazzi, ci siete mancate tanto, perché noi ci divertiamo tanto a fare questi video insieme, anche per noi, per ora ridere. Ora siamo sedute a terra, che non abbiamo nemmeno più le sedie per fare i video. Per fare la vacanza abbiamo venduto pure le sedie. Fantastico. Comunque però c'è anche Bianchino, sì, qua, che però ha deciso di farsi il video un momento davanti alla videocamera. Vabbè, tralasciamo. Bianchino, smetti di lavarti, dai, saluta. Cioè, vabbè, questo è pazzo, sto cazzo. Con questa cane la mano sono un po' pazzo. Vabbè, mi stava staccando la mano. Ragazzi, vabbè, di me lo sapete che sono stata in Puglia, sono stata in Francia, a Nizza. E tu dove sei stata, Nizza? Io sono stata in Spagna. Vabbè, pure di me lo sanno, perché ho messo qualche foto su Instagram. Ah, per chi di che segue su Instagram, c'è anche Nancy Amara trattino basso come me. Basso come te. Sei bassa su Instagram e tu hai pubblicato un po' di fotine. Foto in Spagna, Santander, diciamo, è la Spagna del Nord, quindi non è la meta solita dove fa caldo, le spiagge incontaminate. Dove vanno i VIPs? Sì, non sei VIPs tu? Sì, sono andata a un posto diverso, però mi è piaciuto molto. Anche se i primi giorni ha fatto un po' di pioggia. E con chi però si è poi... andata? Con chi si è andata? Sono andata in dolce compagnia. Che la ragazza non devono sapere, però lei è timida e riservata. Però io ce la farò a farla sciogliere, vi farò vedere tutto di lei, vi farò sapere tutto di Nensina. Dici tutto. Iniziamo a far vedere cosa abbiamo comprato, perché io volevo far vedere anche queste cosine. Ah, aspetta un attimo, mi sono dimenticato una cosa. Aspetta, che succede? Ho comprato una cosa e non ce l'ho, c'è la pigiama. Vabbè. E quindi che cos'era sta cosa? Ah, questa è una giacca che ho preso da Bershka, ragazze. L'ho presa perché mi serviva troppo. No, sì, perché immagino. Ho saputo che pioveva e faceva freddo. Quindi prima di partire ho comprato questa giacca bianca, da Bershka. Bella. E c'era coi saldi. Ah, ecco. E l'ho pagata proprio pochissimo, tipo 15 euro se non mi sbaglio. Sì, sì. Che affare. È un bel tessuto, sì. Poi un po' abitata. È particolare, cioè le maniche con la cerniera. E poi qui... finisce un po' larga, vedete? Bella, sbasata. Molto raffinata, tipo se devi andare a una cerimonia. Non è vero, perché tipo su un jeans no, è carino, okay, carino. Dammela, no? È vero, brava. Io invece come cose di vestito ho comprato questa qua. Guarda com'è bella. Ma che dobbiamo andare a mare noi in vacanza? Abbiamo io sono andata alla pioveva. Ci ho detto, vabbè, ma mi compro qualcosa. Sono andata da questo qua, Pull&Bear, e ho comprato sto giacchino, però carino. Cioè, praticamente è lungo. Qua porta le tasche con una scritta qua. Ecco qua, sembra qualcosa tipo di militare. E c'ha ste maniche tutte larghe. E te giuro, quando me lo metto sembro Dracula. Bravo, facciamo Dracula quando lo metto. Però è fantastico, perché insomma è una cosa scialla così bella, senza impegno, che tipo mette su un pantaloncino, sì, qualsiasi cosa. Poi c'è questo che è troppo bello, questo è tuo. No, questo è mio. No, questo è tuo, perché è tuo. E poi questo giacchino, penso di aver messo anche una foto su Instagram, se non la metto in questi giorni. Comunque, che c'aveva addosso è tipo un copricostume che ho messo anche quando sono andata a Monte Carlo in vacanza. E troppo carino, ci tengo tanto perché me l'ha portato mia mamma, perché mia mamma è stata... Dove è stata mamma? È stata in Croazia. In Croazia.
e mi ha portato sto. A me l'ha portato un po' più carino. Sobrio come colore, tipo un rosa arancio. Troppo carini. Sono dei guantini che servono per lavarsi. Ma troppo carini. Cioè, tu te lo metti ed è tipo una spugna e ti ci lavi. Ma sono troppo curiosa di usarli. Poi così a bamboline. Poi ci ha portato questi. Ah, sì, blocchetti. Ah, i blocchetti. Troppo. Mi ha portato questo. Che sa che io sono amante di questi blocchetti. A me rosa e a me viola. Guardate, la finita. Guarda, poi dietro c'è anche la calamita. Quindi si può anche mettere tipo blocco notes vicino a qualcosa. Sì, vicino a frigo. E poi un altro blocchetto, questo qua. From Montenegro with love. Troppo carino, con questi qua di legno. E queste qua che invece sono le... Queste qua sono di lavanda, che io adoro troppo perché li metto anche nella macchina, nella biancheria, profumano tantissimo. Poi nel caso un piede di roba, pacchettini, praticamente questi pacchettini che adesso non mi ricordo nemmeno. Ah, allora questo qua è quello che ti ho regalato io. Questi sono miei. Falli vedere. Ah, questi sono i regali che mi hai fatto tu da Nizza. Li ho portati io, sì. E infatti su questo qua c'è la scritta in francese. Ah, aspettate, sono tutti e due uniti, vabbè. Questo è uno. Questo c'è la scritta in francese sopra, che c'è scritto qualcosa tipo credi sempre nei tuoi sogni, vai avanti, in francese. Era molto bellissimo. Molto bello. Subito ho pensato a te e te l'ho comprato. E poi questo braccialettino qua, sempre da Nizza, bellissimo, ragazze. Questo è argentato. E no, è d'argento. Ah, è d'argento, sì, proprio. Sì, è proprio d'argento. E poi c'è anche le perline. L'ho comprata a Otranto, è troppo carina. È una collanina che puoi mettere o a doppio oppure a singolo. Sì. E c'ha tutte praticamente scritto love, tutte pietruzzine scritto love sopra. Troppo carina. Io poi invece a Nizza mi sono comprata sto cuoricino, che è troppo bello. Appena l'ho vista me ne sono innamorata. Poi ho detto, ma cosa ci posso mettere dentro? Quindi non lo so. È un portagioielli, potresti metterci tipo gli anellini che usi di più durante la giornata. Troppo carino. E questo qua. E poi mi sono comprata era carino. Ho comprato quella là a Otranto con scritto love. Ho comprato questa qua con queste ali, che è troppo bella. Vabbè, è un po' più appariscente, che non rispecchia i tuoi gusti, però. Ah, io ho poi preso questa, la calamita. Noi prendiamo tutte le calamite e le andiamo. Questa l'ho presa, la calamita. Questa è quella di Santander, dove sono io stata invece, io. Guardate che ho comprato la calamita del sushi. Sono stata a Nizza, dato che mia mamma fa la collezione di calamite sul frigorifero, mi ha detto quella di Nizza già ce l'ho perché era andata lei l'anno prima. E allora ho preso questa del sushi, che è troppo carina. Guardate, è bellissima. Si mette a fuoco. Sì, si vede. Abbiamo voglia di mangiarla questa. Dai un morso. Da-da! Che cosa sono? Di notte, che cosa sono? Le spadrillas. Brava! Correggetemi, ragazzi. Hai vinto una, tieni. Wow, sono bravissima. Queste, se mi seguite nei videovlog che ho fatto quest'estate, l'ho comprata appunto in Francia. Sono comodissime perché praticamente io ci sono andata a mare, ci ho camminato per la città comode e erano tornate a non ire. Mia mamma me l'ha lavata in lavatrice, sono uscite pulite. Sì, ma perché le devo mantenere in mano? Vabbè, cioè, ma guarda che sono uscite dalla lavatrice, sono pulite. Comunque a me non piacciono per la crona, allora le dobbiamo averlo. Una scatola di latta, mia mamma impazzisce per le scatole di latta, che era ripiena di biscotti, ovviamente controllati senza olio di palma. Già mangiati. Già mangiati, sono finiti. Vabbè, il giorno dopo erano finiti. Comunque, troppo carina questa qua, con tutto il dipinto, le è piaciuta tantissimo. Ho comprato tre regalini, cioè no, due regalini più a me, un regalino. Allora, io sono andata in Spagna. Questo è mio. Il tuo braccialetto, ovviamente, sì, è fucsia. Questo è come fucsia ed è mio, ed è solo mio, è bellissimo. C'ha qua la manina con l'occhio, troppo bello. Vabbè, sono regalini comunque per vabbè, pensiero, sì, non però è che... troppo bello. Questo mi piace veramente tanto. Poi invece a me ho preso questa. Questo è un bracciolino a due, guardate. Ah, sempre un bracciale che porta qua sotto il buco, la civetta porta fortuna. Ah, troppo bellino. Invece a mamma ho regalato questo a mia mamma. Aspetta che lo faccio vedere. Guardate, come il suo però con l'azzurro, perché mamma c'ha gli occhi azzurri. C'ha le tre manine, troppo carino. Bello veramente. Poi il piercing, questo qua che ho comprato quando stavo là, e infatti lo volevo far vedere perché in tanti mi hanno chiesto alla fine quale ho scelto, che nel videovlog avevo fatto vedere. Ho scelto questo qua, il che sobrio. Secondo me, no, veramente non è il più appariscente, c'erano altri veramente peggiori. Cioè, però Max mi ha impedito di comprarli. Bravo. Quindi ho preso questo qua, che è praticamente dorato con i brillantini, che è bellissimo, troppo carino. Poi ho preso questo qua, le lenticchie. Praticamente sono andata in sto supermercato che vendeva cose bio. Unica, le lenticchie in Francia sì, ho comprato. Le lenticchie verdi di Francia, erano tipiche. Infatti ho detto, mamma, me le devi cucinare. Lei mi ha già cucinate, sono buonissime. E ho comprato queste qua.
Poi ho comprato questi tortini bio al cioccolato che sono troppo troppo buoni, che già l'abbiamo assaggiati. Questi sono senza olio di palma, senza burro, senza, sono buonissimi. Infatti li vogliamo fare in casa perché sono piccolini. Noi ce lo vogliamo fare in casa più grandi. Caso mai facciamo un video sul nostro canale di ricette. Praticamente hai fatto la spesa. Sì, ho comprato anche questo qua, che è il bagno schiuma, questo qua di questa marca Ushuaia, perché come ho fatto vedere nell'ultimo video vlog, c'erano tante cose bio e veramente tanti cosmetici anche bio. Ho preso questo bagno schiuma alla vaniglia che è buonissimo, di questa marca. Non l'ho pagato neanche tanto perché comunque in Francia è molto molto sviluppato il bio e quindi i cosmetici si trovano anche nel supermercato a poco prezzo. Io voglio far vedere questo, guardate. Che cos'è? È il tè. Praticamente, tanto mi faceva freddo, ho dovuto comprare il tè. Quindi la sera mi facevo un po' di tè caldo per tenermi caldo. Stile nonnina, cioè hai fatto la vacanza proprio più sfrenata, veramente. La sera con la copertina, la tazza di tè, chi stava meglio di te? Tristezza. Io invece, a proposito poi di tè, di cose, ho comprato sta tazzina che dimmi tu se non è bellissima. Praticamente la tazzina con sto cagnolino che a me mi fa morire da ridere, è troppo bellino. E oltre al fatto del cagnolino, mi piace il fatto che come dimensione non è né troppo piccola né troppo grande. Quindi quando bevo il caffè mi piace un po' abbondante, ci metto anche un po' di latte di cocco o di soia dentro, me lo allungo. E quindi mi piaceva sta cosa. Che ne dici? Ti piace? Bellissimo. È troppo carino. Il cagnolino lo guardavo e mi faceva ridere con sta faccia. A proposito di cose mangerecce, guardate cosa mi ha regalato mia sorella dalla Puglia: orecchiette e pesto. Sì, questo è tipico. Sì, questa è la pizzicata salentina piccante. Cioè, con olio extravergine d'oliva, peperoncino, buona. Non vedo l'ora di assaggiarla. In Puglia si mangia l'addio nel Salento. Infatti ho comprato questo qua, tipo un pesto. Ci dobbiamo fare una bella orecchietta e non vedo l'ora, veramente. Poi questo qua, questo nel videovlog in Puglia ho fatto, l'hai visto tu, zio? Sì, l'ho visto. Ho fatto la ricettina con riso venere, che Max dalla faccia sembrava disgustato, però io lo giuro, l'ha mangiato tutto, gli è piaciuto pure, però quel... ha fatto la faccia di non tutta, è vero, c'era un coltello dietro, faceva così, mangia. No, l'ha mangiato, gli è piaciuto. Infatti io, diciamo, questa è una nuova scoperta, sto riso integrale venere, ed è buonissimo, ha un profilo nutrizionale molto migliore di tutti gli altri tipi di riso ed è buono veramente. E infatti voglio fare qualche ricettina sul mio canale di cucina e infatti anche lei lo vuole provare. No, ancora non ho assaggiato. Adesso quindi facciamo qualcosa di buono, le mie ricette. Poi ho comprato questi qua di questa marca che praticamente, io vado sempre alla ricetta. Attenzio, del video piano. Stanno cadendo tutti. Praticamente ci tenevo tantissimo a farvelo vedere il camotto soffiato di questa marca che si chiama Sarchio, non vorrei sbagliare. Comunque è una marca che ho trovato in un negozietto piccolissimo dalle parti di Otranto, là in Puglia, e c'era proprio tutto lo scaffale pieno di cose. Questa marca c'aveva tanti biscotti, tanti cereali, pasta, riso, costavano neanche tanto. Io ho preso le gallette, ho preso il riso soffiato e qualche altra cosa che non mi ricordo. Comunque è buonissimo. Adesso devo cercare in Campania se trovo qualcuno che lo vende, che veramente mi sono innamorata di questi prodotti. Fatemi sapere voi se l'avete visti qualche supermercato o ipermercato. Sì. Ora partiremo per un'altra vacanza insieme, sì, vero? Magari, magari adesso niente più vacanze. No, ma noi ci dobbiamo organizzare un bel viaggetto, vogliamo andare in qualche altra parte a visitare o cosa. Vediamo un po' adesso con se ce la riusciamo a fare. Un po' di tempo con gli vari impegni. Comunque, ragazze, questo è tutto. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Era un semplice video più che altro per salutarvi, per dirvi che siamo vive. Sì, io sono viva, ragazzi. Ci grattiamo. ancora. Ciao, salve, sono Nancy, sta bene qua. Sì. Tanta voglia di fare tanti altri video divertenti, farvi divertire assieme a voi ogni domenica qua sul mio canale YouTube. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, siete nuovi, iscrivetevi al canale e vi mandiamo un bacio grande. Mua, mua.